Benvenuti a suonatelecampane.it. Il respiro della puntata di oggi è davvero internazionale perché sta circolando da qualche giorno questo video realizzato da un gruppo di amici che provengono da diversi paesi dell'America Latina. Siamo qui oggi con Marcela Bertelli, che è di Belo Horizonte, in Brasile, ma nel video vedrete apparire appunto anche altri amici che appartengono appunto, che sono di altri paesi. E allora incomincio col chiedere a Marcela, c'è qui con noi anche Irene oggi, Muto, mia figlia, io sono Walter Muto, e voglio chiedere allora a Marcela, che cosa unisce te, che sei brasiliana di Belo Horizonte, con le altre persone che partecipano da Cile, Argentina, Colombia e altri paesi? O que é que junta, ou seja, que liga a Marcela, brasileira, de Belo Horizonte, com as outras pessoas que aparecem no vídeo que saiu do Chile, da Argentina e da Colômbia? Em comum, nós somos de Comunhão e Libertação, movimento católico. Abbiamo in comune che siamo tutti parte, facciamo parte del movimento cattolico di Comunione e Liberazione. E durante os últimos anos, os últimos 10, 12 anos, nós nos encontramos sempre nos eventos do movimento e fazemos música juntos. E durante gli ultimi 10-12 anni ci incontriamo sempre per eventi appunto organizzati da questo movimento e facciamo musica insieme. Neste ano, nós nos encontraríamos no mês de março para uma Assembleia da América Latina. Quest'anno avremmo dovuto incontrarci a marzo per un'assemblea generale di tutta l'America Latina. Mas o encontro foi cancelado devido à pandemia do coronavírus. E nós ficamos com muita, guardando, né, acolhendo o desejo desse encontro. Ma quest'anno appunto l'evento è stato cancellato a causa della pandemia del coronavirus e noi siamo rimasti però con il grande desiderio di partecipare comunque in qualche modo a questo evento, di stare insieme. E então continuamos nos comunicando pelas redes sociais, pelo WhatsApp, na maneira possível. E a um momento eu disse à Paula, que é do Chile, mas e se a gente faz música junto, se a gente canta junto? Quindi siamo riusciti a tenerci comunque in contatto grazie ai social network, a WhatsApp e un giorno ho detto a un'amica appunto del Cile che comunque c'era un modo, poteva esserci un modo di cantare insieme. E eu propus a ela que a gente convidasse os amigos para fazer música juntos, da forma como vocês vão poder assistir. E quindi le ho proposto di invitare alcuni amici per fare musica insieme e poi appunto vedrete come abbiamo fatto poi nel video che vedrete. E la canzone che avete scelto è una canzone di Violetta Parra, che è una cantautrice cilena, nota in tutto il mondo, anche da noi, per Gracias a la Vida. Che cosa dice questa canzone che avete scelto? A canção que escolheram è una canzone, una musica da Violetta Parra, che è una cantora sull'America cilena. E o che è che dice, do che fala questa musica che escolheram? Qual è il titolo também? Volver a los 17 fala de uma posição de que nós estamos como crianças diante de Deus. Volver a los 17, quindi tornare a 17 anni in questo caso, parla di tornare con una, diciamo, una giovinezza nel cuore come quella di un bambino davanti a Dio. E para nós é uma experiência muito real, uma posição muito, muito real diante do medo, da insegurança, da distância. E per noi questa è una posizione molto reale, possibile, davanti alla paura, all'insicurezza e alla distanza. E quindi come avete realizzato questa canzone? Qualcuno avrà fatto la parte
strumentale, la chitarra o le varie parti strumentali, e poi ognuno dai vari punti ha registrato la sua parte. È un'esperienza che si ferma questa anche, o volete farne altre? Volete andare avanti a fare altre canzoni? Então, esta foi uma experiência. Como é que foi possível, tecnicamente falando, esta experiência? Como é que gravaram? Como é que foi? E depois, é uma experiência que acaba aqui ou querem fazer outras, gravar outras canções, outras músicas? É, primeiro, é uma amizade que não acaba. E a gente, o nosso grupo, nosso diálogo, é, o mesmo grupo de WhatsApp entre nós é muito maior, mais vivo do que uma música. É, innanzitutto, é uma amizade que não finisce. E il nostro gruppo di WhatsApp con cui comunichiamo è una cosa molto più grande, molto più ampia, molto viva, e che appunto va al di là di una semplice canzone. E depois, logo no início, quando começamos a nos falar sobre fazer música juntos, é evidente que outras músicas foram desejadas para a gente fazer. E subito dall'inizio, quando abbiamo cominciato a parlare della possibilità di fare questa cosa insieme, sono subito emersi degli altri titoli di canzoni che appunto abbiamo il desiderio di fare e di condividere. Bene, bene. E a gente agora sta preparando due canzoni. Stiamo preparando Todo Cambia, una musica também chilena, e Romaria, una canzone brasileira. E adesso stiamo appunto preparando due canzoni. La prima è Todo Cambia, un'altra canzone cilena, e Romaria, che invece è una canzone brasiliana. Bene, noi ti ringraziamo tantissimo, Marcela. Volevi aggiungere ancora qualcosa? Queres acrescentar outra coisa? Outras coisas? Não, só dizer que quando se faz música assim entre amigos, outros amigos desejam a mesma proximidade. Então, está crescendo o grupo. Cada dia se amplia mais uma voz, mais um instrumento. Então, não, nunca é igual. É, appunto, Marcela dice que il desiderio di stare insieme, di questa prossimità, di questa vicinanza, ha portato il desiderio di altri amici di partecipare a questa loro esperienza, e quindi continua a cambiare, continua ad aggiungersi gente che suona nuovi strumenti, e quindi vedremo anche degli altri video che faranno, delle altre canzoni che faranno, dei nuovi elementi, perché il desiderio di stare insieme sta coinvolgendo sempre più persone. E magari le pubblicheremo allora anche quelle su suonatelecampane.it quando le vedremo. Noi, io voglio ringraziare davvero Marcela e attraverso lei anche tutti gli altri amici che hanno partecipato. Non vediamo l'ora di ascoltare Romaria, che è una delle canzoni a cui anche noi siamo più legati con il cuore. Questa posizione di chi va davanti, pur avendo fatto una vita molto travagliata, si mette davanti agli occhi porta solo il suo sguardo, l'unica cosa che può portare, perché non è neanche capace di pregare. E allora davvero grazie, grazie Marcela, grazie a tutti gli amici del Sud America, e gustiamoci questa canzone Volver a los 17. Io agradezco, grazie. Grazie, grazie a te, Obrigada, Marcela. Eu que agradeço muito a iniciativa. Agradeço muito, e uma belíssima experiência que vocês também estão oferecendo para o mundo. Eu acho que a experiência de fazer algo, de doar-se para o mundo juntos, faz crescer a nossa amizade em primeiro lugar. Então, agradeço muito vocês. Grazie a te. Ringrazia Marcela, ringraziato appunto per la possibilità di partecipare a questa esperienza, che è proprio anche quella di Suonate le Campane, perché è un modo per sentirsi più vicini, sentirsi insieme, in cui cresce questa grande amicizia che ci unisce tutti, anche nelle difficoltà. Sì, a volte le difficoltà sono una risorsa,
E io, in questo periodo io, Fulvio, Giovanni, Francesco, con cui facciamo insieme questo lavoro, e tutti gli amici coinvolti, stiamo conoscendo persone che forse non avremmo mai conosciuto. Grazie Marcela e buon ascolto e buona visione. Ciao a tutti, alla prossima. Después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo. Enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido cuando el dios avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente nos ha alejado de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra. Pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino. Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros del amor con sus esmeros. Al viejo no vuelve niño, y al malo suelta hilo. Se va enredando.